Ciao a tutti, oggi prepareremo dei cappelletti in brodo. Allora, gli ingredienti sono: per il brodo userò circa 5 carote, mi piacciono tantissimo quindi ne metto parecchie, una patata grande, una zucchina, mezza cipolla e 2-3 gambi di sedano. Poi circa 200 g di cappelletti. Olio e sale quanto bastano. Questi sono gli ingredienti. Procediamo con la preparazione. Per prima cosa vado a tagliare a pezzettoni tutte le verdure. Iniziamo con le carote. Vedete? Pezzettoni, li faccio cuocere a pezzettoni perché io poi il brodo, le verdure, andrò a frullarle in modo tale che si formerà una bella cremina. Sono le zucchine, la cipolla, sempre abbastanza grande, vedete? Infine la patata. Una volta pronte tutte le verdure, tagliate tutte le verdure, possiamo iniziare a preparare il nostro brodo vegetale. Allora, in una pentola ho messo un po' d'olio extravergine d'oliva con la cipolla. Adesso lascio riscaldare leggermente l'olio, non farò nessun tipo di soffritto. Lascio giusto riscaldare l'olio, dopodiché aggiungo le altre verdure. Comunque, vado ad aggiungere del sedano, le carote, le zucchine, tutto insieme, vedete? Infine le patate, mescolo, dopo vado ad aggiungere l'acqua. Sto completamente le verdure, adesso vado a sistemare di sale, amalgamo. E lascio cuocere inizialmente con il coperchio a fiamma moderata.